Brava la Sara, la Sara Simeoni da Verona. E come salta bene, e come è gentile e corretta. Se lo merita questo successo. Seconda donna italiana dopo Ondina Valla a vincere una prova olimpica nell'atletica. E fa bene a commuoversi, è bello lasciarsi andare. Solo il suo papà da casa cerca di scuoterla. Non stare a piangere, Sara, salta ancora. Ma come si fa? Come si fa a concentrarsi quando al collo ci si sente già una medaglia d'oro? Delle Olimpiadi di Mosca sicuramente ricordo il fatto che poiché c'era questo boicottaggio ci ha tenuto sospeso praticamente fino al momento della partenza, perché proprio fino all'ultimo non sapevamo se saremmo andati o no a fare questa gara. E mi dispiaceva moltissimo casomai non andare, perché mi rendevo conto che quella per me era l'occasione per poter vincere una medaglia. Quella gara io l'ho vissuta a livello emotivo in un modo molto forte, proprio perché avevo fatto il record del mondo, ero la più forte e non volevo perdere. Quindi andare a un'Olimpiade essendo favorita, con questa voglia non solo tua di vincere, ma sapendo che hai tutti gli occhi addosso, a livello emotivo è stato forte. È stato forte nel momento in cui sono entrata praticamente in campo. Lì non sapevo come fare, mi sentivo svenire, mi sentivo che mi veniva da piangere. Avrei voluto sapere come era andata a finire la gara in anticipo. Ma seguiamo Sara. Bene, bene, bravissima, brava, fantastica, fantastica, Sara Simeoni, fantastica. Torniamo alla Salto in Alto, dove Sara Simeoni, con il superamento dell'1,97, lascia molto sperare, mentre c'è l'eliminazione della Jutta Kirst, quindi rimasta in gara Sara Simeoni e la Kilan. Terza prova, fallito. Oro. Medaglia d'oro, Sara Simeoni non sa trattenere la gioia, giustamente, la ragazza fredda e controllata come in questo momento ha centrato il suo grande bersaglio ed ora va ad abbracciare la sua rivale. E vedete, non sa trattenere la commozione, come del resto ci capita anche a noi. L'attimo della gioia a Mosca era, sì, è stato praticamente quando la Kilian ha sbagliato 1,97 m, che lì per forza di cose io l'avevo saltato e avevo vinto. E tra l'altro, sì, ho avuto questo momento di commozione, tanto per cambiare, e che poi è stato anche bello perché c'erano i giudici gara, tutti che volevano l'autografo. E poi la cosa bella era che a Mosca mi sono trovata ad avere un pubblico dalla mia parte quando l'atleta russa è uscita di scena, hanno fatto il tifo per me. E fare il record del mondo è bello, per carità, ma la medaglia delle Olimpiadi ha sicuramente un altro significato.